I lavoratori della Fiat scendono nuovamente in strada per far ascoltare la loro voce. Le segreterie regionali di FIM, FIOM e UILM della Campania hanno indetto una manifestazione dei lavoratori metalmeccanici interessati alla cassa integrazione e alla mobilità in deroga presso il Ministero del Lavoro a Roma per giovedì 18 giugno. Mentre il governo continua a sostenere di aver garantito ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori, migliaia di lavoratori metalmeccanici della Campania in cassa integrazione e mobilità in deroga sono senza reddito da molti mesi. Le risorse stanziate e previste per gli ammortizzatori in deroga in Campania sono del tutto insufficienti e inadeguate a garantire la copertura per tutti i lavoratori interessati per l'intero anno 2009. FIM, FIOM, UILM della Campania chiedono che sia sbloccato il pagamento della cassa integrazione fino al mese di giugno, con la firma in sede di Ministero del Lavoro della Convenzione INPS Regione Campania, la firma dei decreti interministeriali sull'assegnazione dei fondi già previsti, l'anticipazione da parte dell'INPS del pagamento degli ammortizzatori a tutti i lavoratori interessati al pagamento diretto, così come previsto dalle norme legislative. Pertanto è necessario un confronto immediato e decisivo, chiedono i sindacati, che coinvolga direttamente il Ministero del Lavoro, la Regione e l'INPS. FIM, FIOM e UILM della Campania chiedono che il Governo nazionale garantisca d'intesa con la Regione tutte le risorse aggiuntive necessarie per garantire la copertura finanziaria 2009.